Benvenuti in studio per il TG del 20 ottobre 2017. All'appello lanciato alcune settimane fa da Michele Ferrara per la composizione di un tavolo tecnico formato da professionisti della città per affrontare le problematiche cessione beni termali al comune di Sciacca hanno risposto volti noti. E il tavolo già è formato al punto che è stata presentata richiesta di incontro al sindaco Francesca Valenti, la quale ha accolto i componenti questa mattina nella sua stanza al terzo piano del Palazzo Municipale. Oltre a Ferrara c'erano l'ex sindaco Ignazio Cucchiara, l'architetto Pippo Oliveri, l'ex direttore amministrativo dell'azienda Terme Alfredo Ambrosetti, lo storico Pippo Verde e l'ex assessore Franco Lobue. Il tavolo tecnico si pone l'obiettivo di supportare l'amministrazione comunale o vigilare sul suo operato. E l'amministrazione può procedere all'approvazione del bando per la partecipazione dei carri di carnevale e alla successiva pubblicazione. Non occorre, come già avvenuto lo scorso anno, procedere con la clausola della riserva in attesa dell'approvazione del bilancio. La copertura finanziaria c'è, essendo prevista nel bilancio triennale 2016-2018, approvato lo scorso febbraio. Il bando conterrà i dettagli per la partecipazione al concorso dei carri allegorici con tutti i particolari che già sono stati diffusi nei giorni scorsi nel corso di varie riunioni, fra cui quello del taglio di 500 euro per ogni associazione e l'introduzione di due minicarri. Cambiamo argomento, si fa luce su un omicidio avvenuto a Cattolica Eraclea quasi 2 anni fa. Una scarpa ed un'impronta lasciata dal presunto omicidio hanno incastrato un operaio di 53 anni, Gaetano Sciortino, accusato di avere massacrato con vari oggetti contundenti il 6 dicembre del 2015 il 67enne Giuseppe Miceli. Dopo 2 anni di indagini dalle telecamere di videosorveglianza sarebbe stato individuato l'uomo che i carabinieri di Agrigento hanno portato in carcere. Le indagini hanno avuto una svolta quando l'indagato si è recato in un'area rurale dove successivamente i carabinieri hanno rinvenuto una scarpa la cui impronta è risultata combaciare perfettamente con una trovata dai carabinieri del RIS sulla scena del crimine. Risulta incerta la prova della commissione del fatto e così il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Antonio Cucinella, ha assolto il saccense di 77 anni, Calogero Balistreri, ex pescatore, dall'accusa di avere appiccato il fuoco e delle sterpaglie secche in piena stagione estiva. Era il 15 luglio del 2012, cagionando un vasto incendio in contrada Nadore. Balistreri, difeso dagli avvocati Filippo Marciante e Filippo Carlino, venne accusato da un testimone oculare di aver appiccato il fuoco in contrada Nadore. I due difensori, Marciante e Carlino, iniziavano una serie di indagini difensive volte a dimostrare che in realtà non era il loro assistito la persona indicata dal testimone. E infine, assolto da tutti i capi di imputazione il caltabellottese Pellegrino Turturici. Così ha deciso il giudice del Tribunale Penale Monocratico di Sciacca, Antonino Cucinella, che ha accolto integralmente la richiesta della difesa rappresentata dagli avvocati Ignazio e Vincenzo Cucchiara. Pellegrino, dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Caltabellotta, su esposto dell'allora sindaco Calogero Pumilia, venne indagato per reato di falso ideologico, falso materiale e truffa aggravata ai danni dello Stato. Tutte le altre notizie le potrete consultare a qualsiasi ora all'interno del nostro portale. Per il momento è tutto. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.